Un saluto a tutti, buon weekend, bentornati sul canale YouTube di Scatta col Trend in borsa. Un vagone di azioni, molti titoli azionari che andiamo a vedere, compresi quelli che voi avete richiesto scrivendoli nei commenti dei precedenti video e quindi, come sempre, ovviamente vi invito a richiedere le analisi che volete scrivendole nel commento anche di questo video. Quindi un vagone di azioni, ma la prima che andiamo a vedere è un'azione che non è fra quelle richieste, ma un'azione importantissima, e ci riferiamo a Tesla che ha avuto una pesante correzione all'incirca dell'8% perché non è piaciuta la novità di Elon Musk, il Cybercab, quindi il nuovo taxi che qui vediamo con questo colore, insomma, particolare, con Elon Musk che sale a bordo durante la presentazione che è stata fatta a Los Angeles, il nuovo taxi guidato dall'intelligenza artificiale, e andiamo proprio a vedere, anche a curiosare su questo articolo. Cybercab, il taxi elettrico di Elon Musk guidato dall'intelligenza artificiale, costerà meno di 30.000 dollari. Chiunque potrà acquistarlo e metterlo a disposizione degli utenti. Prenotazione della corsa avverrà tramite un'app. Eppure non è piaciuto perché è stata un po' vaga la presentazione sui dettagli e su tante altre, diciamo, aspettative che non sono state chiarite. Quindi quello che è successo è che c'è stata una discesa pesante in borsa con un gap, vediamo chiaramente, un gap molto molto importante. Poi il titolo è rimasto più o meno nell'area dei 220-200 17 dollari per azione. È andato precisamente a perdere l'8,78%, chiudendo a 217 dollari e 80 centesimi. Quello che è interessante è vedere il time frame settimanale, che in primis, specifico subito, lavoriamo il grafico in ottica buy, cioè un titolo che a me piace tantissimo e che ovviamente, come normale, legittimo, vorrei comprare al prezzo più basso possibile. La sessione settimanale è chiaramente una sessione molto molto bearish, che non chiude sui minimi della settimana, ma quasi, chiaramente il tutto per via del gap di ieri. L'RSI punta verso il basso, ha ancora spazio per scendere, e se vogliamo trovare dei livelli interessanti possiamo utilizzare anche la griglia di Fibonacci, perché ci offre delle indicazioni molto precise. Ossia, abbiamo avuto questa resistenza molto molto chiara, eccoci qua, che per 4 volte ha respinto negli ultimi mesi il prezzo di Tesla in area 260 dollari, e corrisponde al 50% di tutto il movimento. Dai massimi a questi minimi abbiamo avuto il 50%, per poi vedere come altrettanto precisamente questo massimo ai 300 dollari fatto a luglio del 2023 corrisponde in maniera altrettanto precisa al 61,8. Ora, se noi andiamo a valutare che l'attuale livello del 38,2 sembrerebbe ormai in serissimo pericolo, beh, a questo punto si potrebbe puntare all'area dei 180 185 dollari, che è il 23,60, e che è anche molto chiaramente una interessante area di swing, che abbiamo visto in precedenza funzionare come supporto e poi varie volte come resistenza e poi di nuovo come supporto. Ecco che quindi monitoreremo i 185 dollari, perché secondo me diventa un livello di prezzo assolutamente molto molto interessante per Tesla. Bene, fatta questa parentesi sul titolo di Elon Musk, andiamo a vedere alcuni titoli di vari mercati selezionati proprio per un discorso di analisi tecnica, e i titoli che avete poi richiesto voi. Andiamo a Piazza Affari, siamo su AF, si è andati a prendere nelle ultime sezioni questa importante area di bottom a 0,65 centesimi, movimento di chiara ripartenza, possibile adesso in atto una fase di ritraccio, e se dovessimo tornare in area 0,75 su questa
possiamo chiamarla anche cifra tonda, se ragioniamo per quarti di euro, 0,75, assolutamente interessante, è tutta un'area che farebbe di nuovo, eccoci qua, di nuovo un'area di swing davvero davvero interessante. Quindi su un movimento partito su quest'area supportiva che ci mostra la possibile inversione di trend, un retest a 0,75 secondo me diventa una interessante opportunità buy. Andiamo su Banca Sistema. Banca Sistema ha avuto anche lei un movimento di possibile inversione di trend, una fase di downtrend prolungata e profonda, e avevamo area 1,30 circa come area anche in questo caso di swing. Dopo questo doppio minimo, quest'area supportiva, la discesa profonda, un primo massimo relativo, rottura e pullback, lo vediamo molto molto precisamente, questo massimo relativo rotto e pullbackato. E se dovessimo quindi di nuovo tornare in area 1,35, quindi su questo, eccoci qua, su questo livello che sembra effettivamente una nuova area supportiva, un rientro a 1,35 mi sembra interessante in ottica buy. Andiamo poi a vedere un titolo che avete segnalato voi, e siamo a Parigi, Beneteau, eccoci qua, Beneteau. Beh, Beneteau è un titolo, devo dire, molto interessante che non seguivo. Ha avuto questo minimo agli 8 euro e da qui la ripartenza. È andato a chiudere questo gap che si era formato, movimento di ritraccio dopo la chiusura del back e ripartenza in atto. Ora, questo nuovo massimo relativo a 10,26 che si è creato è la resistenza da rompere. Sopra i 10,26, secondo me, si andrà definitivamente ad avere una ripartenza dopo la discesa che ha creato questo doppio massimo in area 17,30 euro. Quindi ipotesi secondo me buy da valutare seriamente sopra i 10,26 euro. Su Beneteau andiamo chiaramente a vedere anche la situazione con il forecaster. Trovate come sempre in descrizione il link per abbonarvi con la scontistica che ci hanno riservato gli amici di investire.biz. Allora, un titolo che in base ai tre parametri che siamo soliti utilizzare sembra valutato sottovalutato, scusate, all'incirca del 30%, un possibile fair value di quasi 13 euro, un dividendo molto molto interessante che è stato erogato a giugno, e uno shareholder share, quindi una creazione di valore effettivamente molto molto importante. Quindi è una società che oltre a dare un ottimo dividendo si muove in maniera virtuosa in merito al debito, in merito proprio alla creazione di valore per gli azionisti. Da notare che ha un PE molto basso, quindi potrebbe effettivamente essere assai sottovalutata. E se andiamo a vedere i ratios, ha un discreto profit margin, un buon ROE e un debito praticamente inesistente, 0,02 rispetto al patrimonio, cioè il 2% rispetto al patrimonio. È una società che si occupa di prodotti e consumi diciamo, settore ciclico, quindi produce e vende barche e case per il tempo libero in Francia e a livello internazionale. Fornisce barche con i marchi Beneteau, Jeannot, Lagoon, Prestige, Monte Carlo Yacht, Four Winds, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi un settore di nicchia molto molto particolare che però ha sicuramente dei numeri in ottica di fondamentale molto molto importante, e viene considerata anche robust, ossia ha fatto nel corso degli anni anche una sorta di buyback, seppure non fortissimo, ma comunque costante. Sono in aumento appunto i numeri che ci dimostrano la creazione di valore per gli azionisti, e sono in aumento anche i dati finanziari ponderati. Quindi un grazie anche a chi ha segnalato Veneto, e sopra 10,26 secondo me appunto conferma in ottica buy.
L'altro titolo che ci è stato segnalato, Darling Ingredients, ok, quindi siamo su Wall Street. Beh, qui c'è stato un doppio minimo ai 34 dollari, dal quale il titolo sembra poter ripartire. Quindi qui da analisi tecnica, analisi grafica, price action, sembra che ci sia un movimento in atto virtuoso, rialzista, il doppio minimo ha tenuto. Ovviamente dovremmo andare sopra i 38,60, che è questo massimo relativo qui, quindi movimento rialzista, ritorno. Se si va a rompere i 38,60, secondo me sulla forza si può valutare il buy, oppure ovviamente su un rientro ai 33-34 dollari per andare a fare il triplo minimo, quindi questi sono i due livelli, ma credo, almeno è la mia personalissima idea, solamente in ottica multi-day di analisi tecnica, perché in effetti Darling Ingredients, che andiamo subito a vedere, si occupa packaged foods, quindi il settore alimentare, confezionamenti, eccetera, eccetera, un titolo che, devo essere sincero, non conoscevo. Sviluppa, produce e vende ingredienti naturali dai bionutrienti commestibili e non commestibili. L'azienda opera attraverso tre segmenti: ingredienti per mangimi alimentari, ingredienti per combustibili. Però vediamo che effettivamente non crea seriamente valore per gli azionisti, e andiamo a vedere i ratios. Ha un debito abbastanza alto, sì, ha un debito che è praticamente pari al patrimonio, con un profit margin non è troppo allettante, cioè non ha guadagni importanti sulle vendite che fa, ha un debito abbastanza alto, e appunto il tutto fa sì che non si crei valore intrinseco effettivamente per gli azionisti. E anche se sta facendo buyback, però appunto c'è un decremento per gli azionisti come valore effettivo del titolo azionario. Quindi non mi fa impazzire, se possiamo dire sì, in ottica di portafoglio, in ottica di analisi tecnica, dopo una lunga discesa che l'ha portata dagli 87 dollari ai 34, diciamo che ci sta il movimento di rimbalzo, quindi ripeto, sopra ai 38,60 o su un ritorno ai 34 per formare un triplo minimo. E andiamo a vedere un titolo che abbiamo visto tante volte, Digital Bros, qui solo ed esclusivamente in ottica di grafico, di analisi tecnica, perché la situazione è la seguente: gli 8 euro sono oggettivamente un livello dove il mercato compra Digital Bros. Siamo di nuovo vicini a questo livello, lo vediamo molto molto chiaramente con questa trend line di lunghissimo periodo, e quindi davvero interessante per avere anche un rapporto risk reward eccellente, perché si va a posizionare eventualmente uno stop loss poco sotto a 7,50, quindi rischiando 60-70 centesimi per ogni azione, per prendere il rimbalzo sul supporto e magari puntare ad area 10,50, quindi avere 2,50 euro in teoria di guadagno operazione, quindi ottimo risk reward su una situazione chiarissima di analisi tecnica. E andiamo a vedere un altro titolo che avete richiesto, Equinor, che ha quest'area dei 24 dollari circa, che è una chiarissima area di swing, supporto, resistenza, rottura, supporto, supporto e ancora supporto. Questo è un livello dove il titolo viene comprato. Vediamo che è un titolo che si muove con molti gap. Abbiamo avuto nelle ultime tre sessioni tre rialzi con tre aperture in gap, però c'è tantissima volatilità su questo titolo, quindi proverei di nuovo ad aspettare un rientro almeno ai 24,50 prima di valutare un buy per una possibile ripartenza. È un titolo che ha sicuramente dei fondamentali molto molto interessanti. Eccoci qua. Allora, andiamo a inserire tutti i parametri, anche il flusso di cassa. È un titolo che sembra sicuramente sottovalutato, dividendo importante, lo vediamo chiaramente, che verrà
erogato il 19 di novembre, creazione di valore degli azionisti altrettanto importante, qua dentro c'è il dividendo più le azioni virtuose della società, un PE basso, quindi si conferma l'idea che possa davvero essere sottovalutato. Avremo tra 12 giorni il rilascio della trimestrale. Il settore è oil and gas ed è altrettanto interessante vedere la situazione che mostra un buyback continuo, aumento di valore per gli azionisti e aumento, miglioramento costante dei dati finanziari. Quindi assolutamente promosso, se possiamo così dire, il titolo Equinor, quindi un rientro anche a 24,50 sembra una buona e interessante opportunità buy. Altro titolo che avete richiesto e che onestamente non conoscevo, Iconisys. Qui abbiamo uno storico breve, quindi in questi casi è difficile andare a trovare dei livelli chiari di ingresso. In questo caso possiamo dire che sopra 1,75, che è quest'area di doppio massimo, potremmo avere un segnale grafico di ripartenza dalla sua quotazione. Abbiamo avuto praticamente solo una discesa costante, e titolo che andiamo a vedere con il forecaster. Eccoci qua, vediamo se ce lo dà subito. Allora lo andiamo a recuperare. Dunque, un attimo solo, eccoci qua. Perché non ci piace? Beh, perché lavora in perdita, insomma, EPS negativo, price earning negativo, shareholder sale negativo, vediamo in sostanza proprio tutto il 2023, anche il 2022 con una perdita, viene considerato debole, insomma, non ci sono dati positivi, a meno che non si voglia puntare sull'azienda che ha solo 10 dipendenti, quindi veramente una micro azienda, si occupa sul settore healthcare, quindi senza che andiamo a scendere troppo nei dettagli, settore sanità, farma, ma numeri attualmente davvero non buoni, quindi se la si conosce per qualche motivo e ci si vuole puntare, ben venga, ma assolutamente i dati fondamentali non sono allettanti, quindi ottica buy solo da analisi tecnica sopra 1,75. E ancora un altro titolo che avete richiesto, Vale. Allora, in questo caso abbiamo un titolo che è lontanissimo dai massimi fatti nel 2008, che erano a 43, poi 37, poi i massimi fatti nel 2021 a 22. Adesso siamo a 11, quindi si è arrivati su un'area importante. E attenzione, perché questo mi sembrerebbe interessante. Se possiamo dirlo da subito, perché si è formata una figura, un triangolo rialzista molto chiaro, rottura e pullback avvenuto proprio nella sessione di ieri con un più 0,82, ma soprattutto con una sessione chiara, una Marubozzo close, quindi la Marubozzo ha chiuso proprio sui massimi senza ricoperture, senza altro, quindi secondo me qui c'è un buy immediato con una ripartenza, evidente. E anche in questo caso ci rivolgiamo al forecaster, che ci restituisce dei numeri assai lusinghieri. Anzitutto PE molto basso, potrebbe essere quindi sottovalutato, dividendo importante, creazione di valore per gli azionisti importante, e anche i ratio sono molto molto buoni, quindi un profit margin alto, un ROE alto e un debito molto basso, pari a meno di un terzo del patrimonio. Viene considerata robust, quindi buyback, dati pesati, ponderati in aumento, e anche la creazione di valore per gli azionisti. Vale, eccoci qua, quotata al NYSE, anche se ha origini carioca brasiliane, 74.000 dipendenti, quindi una azienda sicuramente importante. Produce e vende minerali di ferro,
pellet, scusate, di minerale di ferro da utilizzare come materie prime nella produzione dell'acciaio in Brasile e a livello internazionale, quindi un'azienda importante, davvero davvero da seguire. Andiamo sugli ultimi due titoli, siamo in Italia, Ferragamo che dopo una discesa senza fine, beh, attenzione perché ha fatto questo minimo assoluto importante, movimento rialzista gap e siamo andati a fare il retest, eccoci qua, a 6,45 sulla metà del body di questa candela. Credo che questo sia un segnale buy, ma semplicemente d'analisi tecnica, non scendiamo nei dati fondamentali che non sono assolutamente buoni, però a parte Ferragamo, tantissimi altri titoli più importanti con ottimi fondamentali sembrano, dopo una lunga discesa, proprio tutto il comparto pronti a ripartire, e anche Ferragamo come price action mi sembra aver dato un buon segnale, quindi un minimo assoluto, ripartenza e consolidamento, quindi adesso potremmo avere, secondo me, un movimento rialzista di inversione su Ferragamo. E chiudiamo con, se mi permettete, una disgrazia italiana che ogni tanto qualcuno chiede. Non andiamo a vedere i dati fondamentali perché sono pessimi, lo sappiamo benissimo. Telecom, sono questi due livelli importanti adesso, sia 0,26 che ancora una volta ha respinto il prezzo. Ieri candela bearish pesante, meno 4,63%. Qui si può continuare in discesa su titoli come questi, insomma, che si muovono su mezze notizie, cessione, fibra, Spark, governo. Posso ipotizzare di lavorarli solo su dei livelli veramente importanti, quindi adesso la pesante candela mi fa pensare a una prosecuzione. Onestamente non aspetto neanche questo minimo, cioè semplicemente su Telecom aspetterò, se ci dovesse arrivare, 0,20, quindi una soglia psicologica importante dove il mercato già in precedenza ha comprato. Ok. Allora, per oggi è tutto, grazie per aver segnalato a tutti noi i titoli che abbiamo visto. Vi invito a scrivere nei commenti gli altri che volete vedere. Vi auguro un ottimo weekend, buon trading e vi aspetto sul canale YouTube. Iscrivetevi e aiutatemi a farlo crescere. Un saluto a tutti, alla prossima.